Una buona serata e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca giudiziaria perché questo pomeriggio al Tribunale di Pescara è stato interrogato Domenico Mattucci, ex presidente della cooperativa La Rondine, nell'inchiesta sulla presunta gara truccata della ASL di Pescara. E allora, per fare il punto della situazione, andiamo proprio all'esterno del Palazzo di Giustizia di Pescara, dove vedo in collegamento Giuseppe Dintino, a cui do la buona serata. Ciao Giuseppe, e allora raccontaci insomma com'è stato questo pomeriggio e soprattutto l'interrogatorio di Domenico Mattucci. Buonasera dal Tribunale di Pescara. Come dicevi, prosegue a ritmo serrato la serie di interrogatori sull'inchiesta che riguarda la presunta gara truccata dal valore di 11 milioni di euro della ASL di Pescara. L'inchiesta che ricorderete segnata dal suicidio di Trotta, ex esponente di Fratelli d'Italia, direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Pescara, che si è suicidato il giorno della sua incarcerazione a Vasto. Oggi è stata la volta di Domenico Mattucci, l'ex presidente della cooperativa La Rondine di Lanciano, che è stato trasferito dal carcere di Lanciano. Lui infatti è l'unico degli indagati attualmente in carcere, è arrivato qui al Tribunale di Pescara intorno alle ore 15 e il colloquio con i PM Sciarretta e Benigni è terminato solo pochi minuti fa. È stato un interrogatorio quindi piuttosto prolungato. L'avvocato ci ha detto che il suo assistito è stato, ha risposto a tutte le domande, rimane in carcere perché non è stata presentata dai suoi legali. L'avvocato Giuliano Milia del Foro di Pescara non ha presentato alcuna istanza di scarcerazione. Tra l'altro, infatti, sabato scorso sono scaduti anche i termini per presentare il ricorso al Tribunale del Riesame. Nessun legale ha presentato alcuna istanza e questo lascia anche pensare a quanto sia forte l'impianto accusatorio. Inchiesta appunto nella quale è attesa ora la perizia. Ci saranno 60 giorni di tempo a disposizione per la perizia informatica sul cellulare di Trotta, che secondo la coordinatrice dell'ASL Luigia Dolce ad oggi ha i domiciliari, anche lei indagata in questa inchiesta, Mattucci avrebbe consegnato una busta di soldi proprio a Trotta per ricevere appunto l'appalto di questa gara e forse anche per questioni politiche, visto che pare che Trotta avesse intenzione di candidarsi nuovamente. Seguiranno gli altri interrogatori nei prossimi giorni, saranno ascoltati anche gli altri indagati, sarà ascoltata nuovamente Luigia Dolce, sarà ascoltato anche il direttore generale dell'ASL Ciamponi, che però non è indagato nell'ambito di questa inchiesta. Dal momento dal Tribunale di Pescara è tutto, linea che può tornare allo studio. Grazie, grazie Giuseppe, ovviamente continueremo a seguire questa vicenda. Noi adesso passiamo alla vicenda, all'emergenza sanitaria Covid con numeri migliori, perché continuano ad essere sempre più positivi i numeri dell'emergenza in Abruzzo. Sono infatti 163 i nuovi casi accertati nelle ultime ore. Sono emersi dall'analisi di 4.859 tamponi molecolari. Risultato positivo dunque il 3,35% dei campioni, una delle percentuali più basse delle ultime settimane. Scendono velocemente i ricoveri, che passano dai 545 di ieri ai 524 di oggi. Due decessi che fanno salire il totale delle vittime a 2.347. I nuovi positivi hanno età compresa tra un mese e 95 anni, quelli con meno di 19 anni sono 32, 7 in provincia dell'Aquila, 7 in provincia di Pescara, 14 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Teramo. I due decessi riguardano una 65enne e un 87enne della provincia di Pescara. Gli attualmente positivi sono 9.514 con un più 9
474 pazienti, meno 20, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 50, meno 1, con due nuovi ricoveri, sono in terapia intensiva, mentre gli altri 8.990 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. I guariti sono 57.951 e sono 151 in più rispetto a ieri. Dei 69.812 casi complessivamente registrati in Abruzzo, in provincia dell'Aquila sono 17.397 più 55, 17.858 in provincia di Chieti più 49, 17.652 in provincia di Pescara più 21, 16.158 in provincia di Teramo più 34 e 555 fuori regione con un più 2, mentre per 192 sono in corso verifiche sulla provenienza. Cambiamo argomento, adesso andiamo a Chieti perché approderà domani nel Consiglio Comunale il piano di riequilibrio finanziario. Questa mattina i dettagli del provvedimento sono stati illustrati dall'amministrazione comunale. Il comune di Chieti è pronto a dare il via ad un piano di riequilibrio finanziario che nella giornata di domani sarà portato in consiglio comunale. Questa mattina a Palazzo di Città, nel corso di un incontro con la stampa, il primo cittadino Diego Ferrara ha spiegato i motivi del provvedimento, assicurando che non ci sarà una manovra lacrime e sangue. In campagna elettorale, non a caso, parlavo di appena insediato e se fossi stato eletto sindaco, come è avvenuto, di dover aprire il coperchio di un vaso di Pandora e vedere come erano i conti del comune. Attualmente, dopo una ricognizione dura durata mesi, scopriamo che i debiti sono ingenti, come avete notato dai mass media, siamo arrivati a 78 milioni di passivo che il nostro piano di riequilibrio che passerà domani al vaglio del Consiglio Comunale dovrà con fatica rimettere in ordine, e questo è per questo motivo che chiedo a tutta la cittadinanza, ma anche all'intero Consiglio Comunale, di stare a fianco all'amministrazione senza pregiudizi e senza giudizi di parte, perché fondamentalmente se venisse approvato potremo ricominciare ad avere un po' di sollievo, insomma, come città e come amministrazione. Da questo punto di vista ci dovranno essere dei tagli? Ma guardi, io ripeto sempre sui giornali e per bocca dell'opposizione, di molti appartenenti all'opposizione, ho sentito utilizzare la frase saranno manovre di lacrime e sangue. Io obietto a questa visione delle cose, perché non sarà assolutamente così. L'aumento delle tariffe sarà estremamente moderato. Per quanto riguarda l'IMU, che è stato detto che sarà addirittura raddoppiato, sarà solo rimodulato e quindi perfettamente accettabile da parte dei cittadini. Riapriremo degli asili nido, alcuni con finanziamenti comunali, qualcun altro esternalizzandolo, e quindi non vedo tutto questo macello, questo sfracello che si suppone diventi. Noi stiamo onestamente lavorando a riportare fiducia alla nostra città. Parliamo di scuola adesso. La FLCCGL, alla vigilia della ripresa in presenza delle lezioni per tutti gli studenti, pone l'accento sulla vaccinazione del personale scolastico. La seconda dose del siero infatti è stata somministrata solamente al 2% di professori e personale ATA. Il dato abruzzese comunque è superiore a quello nazionale sia per la prima che per la seconda dose.
Solo il 2% del personale scolastico nella regione Abruzzo ha effettuato la seconda dose della vaccinazione anti-Covid. La FLCCGL esprime preoccupazione visto il rientro lunedì prossimo di tutti gli alunni nelle classi, anche nelle zone rosse. Il sindacato ribadisce la necessità di riprendere con urgenza il piano vaccinale del personale scolastico per ricominciare in sicurezza le lezioni al 100% in presenza per tutti i gradi della scuola. Occorre, secondo la CGL, accelerare anche in previsione dello svolgimento degli esami di Stato a giugno. La decisione del governo di far tornare in classe gli studenti richiede la soluzione di problemi oggettivi quali gli spazi necessari al distanziamento e il piano trasporti, continuano in una nota i sindacalisti. Problemi non risolti fino ad oggi in molti territori e non risolvibili entro il 26 di aprile. Ad ogni modo, i dati per l'Abruzzo per quanto riguarda le vaccinazioni vedono 27.671 prime dosi somministrate, l'86,6% del totale, un numero superiore al dato medio nazionale del 76,8%, e 770 seconde dosi inoculate, pari al 2,41% del totale rispetto al dato nazionale dell'1,54%. Per questo, conclude la FLCCGL, occorre accelerare il piano vaccinale per consentire di fare scuola in sicurezza. E a proposito di scuola e di trasporti, a più di 2 settimane dalla riapertura delle scuole non si registrano criticità nel trasporto degli studenti. Il servizio di Paolo Renzetti. Le cose stanno andando bene, siamo state tra le prime regioni in Italia a ripartire senza alcun tipo di problema significativo, quindi dati monitorati costantemente all'interno dei tavoli prefettizi e con la nostra sala operativa. Ora c'è questa ulteriore variazione in merito alla capienza, o meglio in merito alla frequenza che dovrebbe stare al 100%, noi ci stiamo attrezzando, certo il passaggio fondamentale avverrà comunque a valle dei tavoli prefettizi. Noi abbiamo trovato una macchina che ha funzionato bene sul 75% di frequenza media, c'è da vedere se sia necessario apportare qualche correttivo qualora tutte le scuole si avvicinino ad un 100% effettivo, ma questo lo vedremo questi giorni. Certo, ripeto ancora, l'indicazione vincolante per noi resta quella che emergerà dai tavoli prefettizi. Noi lavoriamo in assoluta sinergia, Regione Abruzzo, tua che rappresenta la principale azienda, 2/3 del trasporto pubblico abruzzese, e anche gli istituti scolastici, con cui ormai con alcuni dirigenti ci scambiamo anche WhatsApp di sera per sapere tutte le novità. La collaborazione assoluta, ed è stato il modo per far sì che in Abruzzo si ripartisse in sicurezza con le scuole senza il problema dei trasporti che invece hanno avuto altre regioni. Anche se ancora un po' presto, state già pensando al prossimo anno scolastico a settembre, quando probabilmente si andrà verso una quasi normalità? Allora, molto dipenderà, come è successo in UK, dall'andamento dei vaccini, dal grado di immunizzazione, però noi ormai abbiamo tarato una macchina organizzativa su almeno 4-5 modelli che variano in base alla percentuale di frequenza nelle scuole e alla percentuale di riempimento dei mezzi. Quindi abbiamo un sistema che prevede bis interni, corse effettuate da noleggiatore NCC e l'apporto è variabile a seconda l'andamento di queste due variabili. Certo, nel caso in cui vi sia una frequenza a scuola al 100% o vicino al 100% e vi sia, permanga il limite del 50% di sedute, lo scaglionamento di orario sembra l'unica soluzione. La cosa, la posizione espressa, che secondo noi è quella di buon senso, insieme all'andamento, meglio all'aumento della percentuale di frequenza nelle scuole, aumentare anche la percentuale di caricamento sui bus. Quindi l'ideale sarebbe passare ad un 80% come prima. Andiamo a Teramo adesso, dove i ristoratori sono pronti alla ripartenza e chiedono al comune la creazione di vie del gusto nel centro storico della città. Gli operatori del settore suggeriscono la penalizzazione di alcune vie centrali che puntino all'enogastronomia. Tania Bonici Castelli. Teramo città si prepara a tornare in zona gialla. La spinta propulsiva arriva dai ristoratori teramani, dai più storici ai giovanissimi, che hanno fatto rete costituendo l'associazione Aria.
Oggi tutti insieme chiedono all'amministrazione comunale di pedonalizzare alcune strade del centro cittadino e realizzare delle vie del gusto. E l'amministrazione ha già qualche idea in proposito, come ci spiega l'assessore alle attività produttive del comune, Antonio Filipponi. Quali sono le vostre idee di ripartenza? Confermare un po' tutto il lavoro che abbiamo svolto lo scorso anno, quindi anche confermando le vie del gusto, via Capuani, tutte le altre vie che hanno una vocazione specifica proprio sull'enogastronomia e chiaramente confermando quegli eventi come Teramo Natura Indomita che hanno dato una vocazione estiva alla città di Teramo. Siamo agli sgoccioli, attendiamo di conoscere la normativa che ci consentirà di riaprire le attività di ristorazione all'aperto, confermiamo gli spazi all'aperto, i gestori delle attività non dovranno fare nessuna richiesta di tipo burocratico ma potranno semplicemente tirar fuori all'esterno i tavoli e le sedie facendo seguito all'autorizzazione che hanno ricevuto lo scorso anno, quindi andiamo in continuità con quell'autorizzazione senza andare ad aggravare a livello burocratico le procedure. Per quanto riguarda gli orari di apertura, di chiusura? Ecco, aspettiamo appunto di conoscere la bozza, quello che sappiamo ad oggi che continua ad esserci il coprifuoco, questa per noi è un po' un'assurdità perché se si parla di cena con un coprifuoco alle 10, aspettiamo di conoscere il documento per capire effettivamente che cosa stanno pensando. Certamente noi ci immaginiamo un'estate molto simile a quella dello scorso anno, con i contagi che speriamo torneranno a scendere in maniera significativa, anche perché i vaccini comunque in questo momento stanno proseguendo in maniera molto rapida e quindi ci aspettiamo un'estate come quella dello scorso anno dove non c'era il coprifuoco naturalmente e dove gli allestimenti esterni anche delle attività di ristorazione hanno contribuito a rendere più accogliente la città. Cronaca, un'area di oltre 5.000 metri quadrati è stata sequestrata a Casoli dai carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale, sulla quale, secondo le indagini, venivano trattati senza autorizzazione rifiuti inerti provenienti da attività di edilizia e di demolizione. Tre persone in concorso fra loro, tra le quali i titolari di due ditte, sono indagate per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Ad oltre un anno dallo scoppio della pandemia andiamo ad ascoltare il bilancio delle attività messe in campo dai carabinieri della provincia dell'Aquila. Controlli straordinari sul territorio per garantire il rispetto delle norme anti-Covid, vicinanza ai bisogni delle persone più deboli e un grande impegno nell'emergenza al fianco dei cittadini e degli operatori sanitari. Gli uomini e le donne dell'arma, in prima linea da oltre un anno nella battaglia contro il virus, proseguono in questo percorso, mettendo a disposizione ancora una volta personale e mezzi in tutte le fasi dell'emergenza sanitaria. Solo nell'ambito dell'iniziativa IGEA del Ministero della Difesa sono stati superati i 40.000 tamponi effettuati nei tre drive-thru della provincia. A fare il bilancio dell'attività il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri dell'Aquila, Nazareno Sant'Antonio. Al fianco anche delle altre forze di polizia, noi quotidianamente effettuiamo attività di controllo sul territorio per garantire il rispetto delle norme anti-Covid. Vorrei dire che l'arma dei carabinieri è impegnata anche con i suoi reparti di specialità, con il nucleo ispettorato del lavoro e con il NAS, continuamente e quotidianamente effettuiamo controlli sia sulle aziende che rimangono aperte, sia nelle attività commerciali per garantire il rispetto di tutte quante le normative anti-Covid. Sin dall'inizio di questa pandemia l'Arma dei Carabinieri è scesa in campo al fianco delle persone anziane con un'iniziativa importantissima, cioè quella di poter andare a ritirare la pensione qualora le persone anziane fossero sole o non avessero nessuno a cui delegare il ritiro della pensione. Dopodiché a novembre, come voi ricorderete, nel momento in cui siamo entrati in zona rossa, l'Abruzzo è entrato in zona arancione, abbiamo reso operativi tre drive-thru nella provincia, uno all'Aquila, uno a Vezzano e uno a Sulmona, dove l'Arma dei Carabinieri ha fatto uno sforzo importante nell'ambito dell'iniziativa del Ministero della Difesa denominata IGEA, impegnando complessivamente e quotidianamente tre medici e sei infermieri, tutti carabinieri, nell'effettuazione dei tamponi alla popolazione residente. A oggi posso dirvi che abbiamo oltrepassato di gran lunga la soglia dei 40.000 tamponi effettuati e che è un risultato molto importante e anche questo contribuisce notevolmente nella lotta al Covid perché libera risorse sanitarie dell'ASL per l'effettuazione dei tamponi affinché si possano concentrare a fare altro.
Il mese di aprile è dedicato alla prevenzione delle patologie correlate al consumo, ma soprattutto all'abuso di alcol. La ASL di Pescara ricorda che il servizio dipendenze è attivo e ha continuato a funzionare anche in questo periodo di pandemia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Istituto Superiore di Sanità dedicano il mese di aprile alla prevenzione alcologica. Il consumo di alcol in era Covid-19 rappresenta un'emergenza sanitaria. L'aumento dei consumi è preoccupante. L'incremento delle vendite di alcolici online è del 425%. Il 63% degli italiani ha aumentato il consumo di alcolici. Tra le persone che hanno patologia alcol correlata si evidenzia un significativo incremento del rischio della ricaduta e lo stato di sofferenza delle famiglie aumenta. La ASL di Pescara ricorda che il consumo di alcol non protegge in alcun modo dal Covid-19 o impedisce di esserne infettato. Al contrario, chi fa un consumo dannoso di alcol è ad aumentato rischio di infezione. Nel tempo della pandemia l'attività clinica presso il servizio di alcolologia SERD ASL Pescara non è stata mai sospesa. La persona che presenta problematiche alcol correlate è frequentemente sottoposta a rischio di ricaduta con peggioramento delle condizioni psicofisiche e quindi necessita di un monitoraggio clinico e di un sostegno psicologico. Inoltre si evidenzia che i gruppi di automutuo aiuto, anche in modalità online, sono un importante riferimento per le persone con problematiche alcol correlate e per le loro famiglie. E adesso apriamo la pagina di sport, partiamo dalla Serie B, continua ad allenarsi in forma individuale il gruppo squadra del Pescara, gli ultimi cicli di tamponi non hanno evidenziato, per fortuna, nuove positività e se tali risultati si confermeranno nei prossimi cicli, la ASL potrebbe dare la possibilità ai tesserati negativi di svolgere sedute collettive. Oggi in campo alle 15.30 anche la Primavera del Pescara che ha pareggiato 2-2 nel recupero di Frosinone. E l'allenatore Gigi Ervese nei giorni scorsi ha parlato così del suo futuro e della speranza di salvezza della prima squadra. Credo che in questo momento l'obiettivo è normale, che è l'obiettivo mio personale è quello di poter avere un'occasione e poi cercare di sfruttare al massimo. Io sicuramente l'idea è quella di poter un giorno cercare di fare il salto, ecco, nei professionisti, nei grandi, avere un'occasione, per poi spetterà a me sicuramente capire e dimostrare di essere alla stessa. E poi c'è sempre quel sogno nel cassetto, è giusto che sia così, un giorno di sedere su quella panchina del Pescara, no? Vabbè, penso che sia il sogno di tutti, quindi quando arriverà, se dovesse arrivare oppure se dovessi avere l'occasione, sarei il primo a essere felice, altrimenti andremo avanti, però ecco, come dicevo Alessandro, sicuramente l'idea mia c'è, quella di poter fare, ecco, avere un'occasione. Intanto fai un ingrosso in bocca al lupo a Grassadonia per questo. Assolutamente sì, devo dire che anzi approfitto perché veramente un allenatore molto preparato, mi ha fatto un'ottima impressione, l'ho visto lavorare, è un grandissimo lavoratore e devo dire che sta facendo un grandissimo lavoro e spero che lui possa avere la possibilità di portarlo a termine e di raggiungere l'obiettivo col Pescara, perché è un allenatore che merita tantissimo. Ci credi in questa salvezza, Gigi? Sì, assolutamente, l'ho sempre detto, lo continuerò a dire fino all'ultimo secondo, quindi speriamo di poter raggiungere, ecco, il sogno sarebbe di poter raggiungere la salvezza e nello stesso tempo noi di raggiungere questo obiettivo che per noi è un obiettivo grandissimo e sarebbe bello anche per la nostra società e per i tifosi. Serie C questa mattina, ripresa degli allenamenti per il Teramo in vista della dura trasferta di Avellino di domenica in occasione della penultima giornata di campionato. Ancora tante le incognite per il tecnico Massimo Paci che dovrà fare i conti con tante assenze. Sempre oggi il centrocampista Costa Ferreira ha parlato del traguardo playoff raggiunto e anche del suo futuro. L'hai detto anche tu, no? Penso che essere nelle prime 10 già è un ottimo risultato per questa squadra, perché comunque non eravamo a lungo andare, non eravamo tra le favorite per entrare in playoff, diciamo le cose come stanno. Però essere a settimo, ovviamente tra settimo e ottavo cambia, perché comunque ci permetterebbe di fare una partita, almeno la prima partita in casa, e sarebbe un ottimo risultato, ecco. Faremo di tutto per raggiungere questo obiettivo,
sappiamo che siamo un po' in emergenza, però ecco, non, cerchiamo di non trovare alibi e di mantenere questo settimo posto. La squadra nei suoi limiti è riuscita a fare 48 punti fino adesso, parecchi limiti diciamo, quindi penso che sia tanta roba ovviamente, abbiamo dato il massimo, ovviamente come hai detto te, abbiamo tanti limiti, non siamo riusciti a migliorarci durante questo campionato, le altre squadre con i valori più importanti sono venute fuori alla lunga, noi siamo calati pian piano perché comunque i valori, come detto prima, i giocatori poi si fanno vedere in campo, si fa sentire la differenza di blasone, di esperienza in campo. Forse è questo che ci è mancato parecchio questo campionato, un po' di esperienza, un po' di maturità, come ho sempre detto in parecchie interviste. Non me l'aspettavo di fare così comunque buono, non direi, una discreta stagione normale per le mie possibilità, per comunque per il gruppo, per la squadra che eravamo, una stagione normale, perché sicuramente si può fare sempre meglio. E di leader non è che mi sento un leader, però sicuramente cerco di mettere a disposizione dei miei compagni un po' di esperienza, un po' degli errori che ho fatto in passato, e cerco di aiutarli a non ripetere quegli errori che poi magari mi stanno trattenendo ancora magari in Serie C, quindi cerco di fargli capire la strada giusta e di dargli una mano per andare via da queste categorie, ecco. Costa Ferreira si è guadagnato la riconferma e il prolungamento del contratto col Teramo. Ma questa è una domanda da fare al presidente, al direttore, ecco, io la disponibilità l'ho sempre data, quindi anche se poi non abbiamo mai parlato, però ecco, non avrei problemi a parlare con il direttore, col presidente, però è stato un discorso che non abbiamo mai affrontato, quindi ci sarà poi tempo. Teramo che si è guadagnato matematicamente l'accesso ai playoff per effetto dei recuperi in Serie C di oggi, erano in programma due partite, Foggia-Monopoli 1-0, ha vinto il Foggia con il gol all'84esimo di Curcio, Foggia che come vedete nella classifica scavalca proprio il Teramo, sale a quota 50 punti, Teramo che dunque scivola in ottava posizione, l'altro recupero, Juve Stabia Catanzaro, la vittoria dei calabresi per 0-1, gol al 53esimo realizzato da Pierno. In Serie D anche in questo caso c'erano due recuperi, uno quello del Pineto che ha battuto 2-0 il Matese con i gol di Minincleri e Ciarcelluti, l'altro tra Castelfidardo e Fiuggi terminato 2-2. Con questo successo, come vedete, il Pineto torna nella parte sinistra della classifica, ancora tante gare da recuperare, sono 6 ancora da disputare, però continua il momento positivo dunque della formazione di Marco Pomante che nella ripresa regola la formazione campana. Il servizio di Andrea Costantini. Il Pineto esce alla distanza, sfrutta la qualità della panchina e con un gran finale di partita si impone 2-0 sul Matese e interrompe a 16 la striscia di risultati utili consecutivi dei campani. Pomante riparte dal 3-4-3 con tre novità rispetto alla partita vinta con le Rieti. Ci sono Pepe, Baldinini e Sernaz al posto di Bertolo squalificato, Esposito e Minincleri che vanno in panchina. Nel 4-4-2 di Urbano ci sono i rientri di Cassese e Iannetta al posto di Buonocore e Setola. Il Pineto parte forte, già dopo 40 secondi sfiora il vantaggio, percussione centrale di Sernaz che serve Romano, il cui diagonale scheggia la base del palo. Ancora Pineto al decimo con la punizione di Minnozzi che finisce non lontano dalla porta di Palombo. Il Matese non resta a guardare, anzi al quarto d'ora c'è il primo squillo delle parti di Mercorelli quando Barone pesca sul secondo palo Adusa che di testa spreca. Proprio Adusa è molto attivo sulla destra, dopo un paio di minuti il ghanese pesca in area Abreu che gira sopra la traversa. Si gioca a buon ritmo, la partita è godibile e il Pineto si rivede con pericolo. Alla mezz'ora Albanese sfiora il cross di Della Quercia, sbuca Sernaz che di petto non riesce a impattare felicemente. Velenosa al 42esimo la punizione di Langellotti che passa tra una selva di gambe, ma Mercorelli è sicuro. Nella ripresa gara incanalata sull'equilibrio e che si fa più bloccata, così Pomante cerca forze fresche dalla panchina, al 12esimo dentro Esposito e Minincleri, i due goleador antirieti, fuori Baldinini e Sernaz, ma la prima azione saliente del secondo tempo al quarto d'ora è della compagine
origine matesina quando il capitano albanese svetta sugli sviluppi di un angolo. Ancora Matesi al 20° quando Galesio anticipa tutti e in corner il traversone di Barone. L'occasionissima invece arriva per il Pineto. Un minuto dopo Minincleri appoggia per Minnozzi, la cui botta mette in imbarazzo Palombo che devia sulla traversa. Il portiere si riscatta subito neutralizzando il tap-in di Minincleri e subendo una carica sul secondo tentativo del giocatore pinetese. Pomante si gioca anche la carta Ciarcelluti per Romano ed il neoentrato lavora un buon pallone per Minnozzi, il quale cincischia per poi aprire per Della Quercia, il quale conclude alto. Urbano nota una lieve flessione e opta per il primo cambio al 31° Riccio per Abreu, ma il finale di partita del Pineto è impetuoso e passa ancora per il talento di Simone Minincleri, che al 34° avanza e dai 20 metri fa partire un sinistro che stavolta non lascia scampo a Palombo. Terzo gol consecutivo per l'ex aquilano. Si sblocca la partita e crollano le convinzioni matesine. Il Pineto ne approfitta e un minuto dopo sferra il secondo colpo letale agli avversari. Maglie del Matese larghe, un invito a nozze per la progressione di Ciarcelluti che fa tutto alla perfezione e chiude la contesa. Una vittoria che consente al Pineto di uscire dalla zona playoff con un ritmo notevole, 14 punti nelle ultime 6 partite. Per il Matese un KO che non scalfisce l'ottima stagione fin qui disputata. Parliamo di calcio a 5 adesso. La SD Florida, formazione femminile, reduce da una brillante salvezza in Serie A2, pronta a scendere in campo per la Coppa Italia nella finale del 26 aprile a Rimini contro l'Accademia Bergamo. All'Aurum di Pescara c'è stata la presentazione della SD Florida, questa bella realtà di calcio 5 femminile che dopo aver ottenuto una brillante salvezza nel campionato di Serie A2 si appresta ora a partecipare a questa Coppa Italia con grandi ambizioni. Quella del 26 aprile potrebbe essere davvero la classica ciliegina sulla torta di una stagione per voi comunque da incorniciare. Sicuramente, considerando che lo scorso campionato navigavamo in zona playoff all'atto della sospensione, la possibilità data purtroppo dalla rinuncia di molte franchigie che avevano un diritto acquisito sul campo per partecipare al campionato di categoria superiore, ovvero quello della A2 nazionale, ci ha dato la possibilità di chiedere un ripescaggio dove obiettivamente fra tutte le squadre che lo hanno presentato siamo risultati di gran lunga i primi, soprattutto per anzianità di matricola FIGC e anche per meriti sportivi acquisiti con i successi ottenuti in questi anni. E vogliamo un attimo parlare della vostra realtà. Quando io e mio padre abbiamo deciso di rilevare questa società, era già una realtà che aveva saputo consolidarsi anche a livello di successi e di importanza nel mondo del calcio a 5 femminile. Noi il primo anno che abbiamo rilevato la società, appunto grazie a quel gruppo di ragazze, quindi senza ulteriori innesti, ma quindi valorizzando il patrimonio preesistente, mantenendo un tecnico che io ho sempre amato definire fuori categoria, perché era Marcus Vinicius Lona, che è uno dei giocatori di futsal più forti che abbiano mai calcato le scene in Italia. Quindi con lo stesso roster, come si dice in gergo, abbiamo vinto il campionato di Serie C regionale e abbiamo vinto la Coppa Italia allora di categoria. Quindi abbiamo iniziato una progettualità appunto in quel senso, valorizzando quello che esisteva, e l'idea successiva è stata sempre quella di creare un movimento giovanile di base forte dietro la realtà preesistente. Questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo questa sera alle 21:30 l'appuntamento con la pallavolo, con Pallavolée, ovviamente conduce in studio Sergio Zappalorto. L'appuntamento con la nostra informazione alle ore 23. Grazie per la cortese attenzione. Buon proseguimento con i nostri programmi.